premio Roberto I Sanseverino, una edizione che quest'anno è ancora di più all'insegna dei valori della legalità. Sì, stamattina ho incontrato gli studenti di Mercato Sanseverino, gli studenti quelli piccoli, cioè le terze medie, ed è sempre importante poter parlare di legalità con loro, con i ragazzi. È un tema forte perché è un tema che non abbiamo ancora risolto nel nostro paese. Pensa che abbiamo il paese Italia è penultimo nell'Europa per quanto riguarda per esempio la percezione della corruzione. Chi sta peggio di noi è la Bulgaria, ma chi sta meglio di noi è la Grecia e la Romania, che sono paesi corrotti tra virgolette. Quindi abbiamo tutta una serie di questioni irrisolte, come quella delle criminalità organizzate, cioè delle mafie, che vanno di pari passo con la corruzione. Corruzione e mafie, come dire, ci costringono alla miseria, perché se si pagassero le tasse, se non si evadesse il fisco, se non si pagassero le tangenti ai politici e anche ai camorristi, sicuramente ci sarebbero più, per esempio qui nel Mezzogiorno, più occasioni di lavoro. Pensa a un imprenditore che deve venire qui a investire, non verrà mai, perché deve pagare il pizzo alla camorra e deve pagare il pizzo al politico, e quindi poi non potrebbe più fare, continuare a fare l'imprenditore. Quindi oggi il tema della legalità, il tema della lotta alla mafia, diventa inevitabilmente la battaglia per la libertà e per i diritti, il diritto al lavoro, il diritto allo sviluppo, il diritto alla convivenza, al non rischiare di morire per strada, certo non a Mercato Sanseverino, ma a Napoli c'è questo fenomeno delle stese, che sono dei raid armati dove si colpisce a casaccio, non c'è l'obiettivo. E abbiamo un elenco lunghissimo di vittime innocenti. Voi a Salerno avete il caso più emblematico, più forte, quello di Simonetta Lamberti, ma noi a Napoli ne abbiamo tanti altri. Quindi è una battaglia che interessa non solo le forze dell'ordine, ma deve interessare tutti. Non possiamo dire a me non interessa, io che c'entro. Tu c'entri, perché se non prendi parte diventi complice dell'altro. Qual è il messaggio che stamattina sicuramente hai lasciato agli studenti della scuola media e che dal centro sociale di Mercato Sanseverino questa sera vorresti si propagasse? Ma secondo me è il tema della bellezza e della libertà. Se andate nei paesi, nei nostri paesi, dove sì, certo, ci può essere la casa con la, come dire, con la vasca da bagno jacuzzi o con la pantera rosa o con il quadro eccetera, ma quello non produce ricchezza. Quindi è un tema forte, però io non voglio prendermela tra virgolette solo con i cittadini. Oggi ci sono aree dove c'è ancora paura, ma non siamo all'anno zero, abbiamo fatto dei passi, ma questo anche perché poi non c'è lo Stato. Tu non puoi chiedere all'abitante del quartiere popolare di Napoli, dove c'è lo spaccio di droga, non puoi chiedere a chi abita nello stesso palazzo degli spacciatori di droga, denunciali. Io posso denunciare gli spacciatori se vedo lo Stato, ma se resto da solo, io poi da solo devo tornare a casa mia, non c'è nessuno che mi protegge. E quindi, ma soprattutto c'è il tema della qualità della classe dirigente, che è il tema vero, dove non è soltanto il politico, ma è chi sta dentro per esempio gli enti locali, negli uffici pubblici, dove o c'è ignoranza, o dove c'è connivenza, o dove c'è compartecipazione al reato. Noi siamo pieni di questi casi. Quanti comuni sciolti per infiltrazioni mafiose? Nel Salernitano ci sono, nel Napoletano ci sono, è la regione col più alto tasso di comuni sciolti per mafia da quando è entrata in vigore la legge nel 1991. La questione vera è una, è semplice: noi non riusciamo a sconfiggere
la mafia, la camorra, perché purtroppo la camorra ha i rapporti con la politica. Se fosse soltanto una questione di armi, lo Stato ha più armi. Perché noi ci portiamo questi fenomeni da prima che nascesse il paese Italia? Ci dobbiamo chiedere questo, perché le mafie hanno sempre, sono state dentro il sistema di potere, hanno sempre avuto rapporti con la politica, con le istituzioni. Se la politica e le istituzioni decidono di rompere il rapporto con la camorra, è una battaglia che si può vincere. Diceva un imprenditore di Palermo, che era l'unico che denunciava gli estortori, per questo fu ucciso a Palermo il 29 agosto del 1991. Buoni politici, buone leggi. Cattivi politici, cattive leggi. Ha dato loro il